Amici telespettatori, buonasera, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo. Beh, questa sarà una puntata completamente diversa dalle altre. Più volte ho detto che noi vogliamo valorizzare quelle realtà anche commerciali del territorio che riescono davvero a promuovere Taranto e la sua provincia, motivo per il quale una gran parte della puntata odierna si occuperà del centro commerciale Mongolfiera di Taranto, considerando i suoi tanti eventi. Ci occuperemo infatti di un evento appunto particolare, il casting per la trasmissione Generazione App, ma non solo, avremo modo di scoprire le varie attività, alcune delle varie attività commerciali insistenti appunto nel centro mongolfiera, per far capire come c'è una Taranto che produce, una Taranto che arricchisce il territorio, una Taranto che non si arrende. Non è solo, ripeto, un fatto, un'attività, non si tratta solo di attività commerciali, ma di occasioni di momento, anzi di momenti di aggregazione per il cittadino. Questo quindi una lunga parte di Polifemo dedicata al centro commerciale mongolfiera. Poi dopo cambiamo argomento e ci occuperemo di una davvero meritevole iniziativa della BCC di San Marzano di San Giuseppe, sempre attenta sul piano delle attività, degli eventi culturali, la presentazione dell'ultima fatica letteraria di Antonio Polito, scrittore e vice direttore del Corriere della Sera. Ma partiamo con le iniziative del centro commerciale Mongolfiera di Taranto. Polifemo è all'interno del centro commerciale Mongolfiera di Taranto. Tanti eventi, io dico sempre la Mongolfiera è una città all'interno della città dove si tengono varie iniziative e lo spettacolo, come dire, la fa da padrone. E oggi è il turno dei casting di Generazione App. Siamo con Giuseppe Stigliano, che è appunto l'organizzatore, che è giornalista, presentatore, insomma un esperto nel mondo della comunicazione, ed è importante quindi questa vetrina, perché poi il successo non si raggiunge per caso, non crediamo alle favole di essere baciati dalla fortuna, ma è un qualcosa che si costruisce giorno per giorno, cogliendo al volo quei tram in corsa. E uno di questi tram certamente è questo casting di Generazione App. Allora Giuseppe, dici tutto tu perché sei del mestiere. Certo, d'accordissimo intanto sul concetto del successo conquistato a Scalini, vale a dire non un successo effimero, per successo effimero intendo quello conquistato d'amblè, ma invece uno conquistato proprio a scala. Generazione App l'abbiamo definito il primo varietà del Sud Italia, nel senso che adesso il mondo televisivo è costernato da tanti talent, da tanti reality show, e quindi un po' è cambiato il mondo dello spettacolo. Il varietà da qualche anno ormai è andato scemando via via. Noi abbiamo pensato con Giovanni Stellato della Fashion App e con Stefano De Rico del centro commerciale Mongolfiera, il direttore del centro commerciale Mongolfiera, di riportare in auge un varietà che negli anni 90 è stato il varietà simbolo della televisione italiana, portato al successo dal grande ed indimenticabile Gianni Boncompagni insieme a Irene Gergo, due degli autori più proliferi della storia della televisione italiana. Generazione App che cos'è? Richiama Non è la Rai, il varietà di Boncompagni e Gergo, che chiaramente è finito 26 anni fa, quindi noi cercando di riportarlo in vita abbiamo anche in qualche modo voluto aggiornarlo ai tempi moderni, per cui non ci sarà solo la gara Bionde contro More piuttosto che il Cruciverbone, ma abbiamo pensato di inserire anche spazi nuovi, e tra questi l'angolo influencer. La moda dell'influencer ormai su Instagram, con l'avvento di Instagram, sta andando molto forte, piuttosto che anche l'angolo youtubers, un'altra
un altro spaccato della nostra società contemporanea. Fenomeno di massa travolgente. Ormai sì, i social, ecco, con l'avvento degli anni 2010 i social hanno preso il posto delle riviste, dei settimanali, che costernavano invece le pagine delle ragazze di Non è la Rai. Abbiamo voluto riportare in vita un varietà, però ripeto, aggiornandolo ai tempi contemporanei. Soprattutto vogliamo dare spazio a tutte quelle ragazze che, pur avendo delle velleità nel mondo dello spettacolo, e parliamo di canto piuttosto che di danza, di moda, ma anche ragazze che sappiano semplicemente essere all'altezza di un programma televisivo, perché si tratta di un vero e proprio programma televisivo. Ecco, qual è la fascia di età richiesta? Allora, noi abbiamo aperto le iscrizioni a ragazze di età compresa tra 13 e 25 anni, e questo in qualche modo richiama lo stilema di Non è la Rai, dove si confrontavano ragazze più piccole, adolescenti o presso più che adolescenti, poco più che adolescenti, con ragazze un po' più grandi. Chiaramente terremo conto anche delle esigenze dell'età delle ragazze che si presentano. Voglio specificare una cosa: spesso noi, che facciamo tanti casting, abbiamo a che fare con minorenni che sembrano delle maggiorenni. Oggi come oggi è cambiato anche in questo senso il mondo, e ci sono delle ragazze di 13 anni che assomigliano in tutto e per tutto a 18enni, 20enni, per cui selezioneremo i visi che saranno importanti nel nostro programma, e chiaramente l'arte, e per arte intendo appunto la disciplina verso la quale queste ragazze sono più propense, più indirizzate. Anche se voglio specificare che, come accadeva Non è la Rai, le nostre ragazze devono saper fare un po' tutto, perché devono essere poliedriche, telegeniche è forse il termine esatto, perché ci potrebbe essere anche una persona brava nel canto che però si muove poco sul palco. In quel caso purtroppo il casting è negativo. Ecco Giuseppe, parliamo di questo primo approccio, di queste giornate, come stanno andando questi casting, magari forse da parte di alcune ci può essere un po' di ritrosia, un po' di vergogna tra virgolette, sia alle prime armi, o magari ci sono quelle ragazze che sono più spedite, che hanno un rapporto più diretto magari con la telecamera. Beh, diciamo che il mondo dei casting è sempre un po' variegato, si passa dalla ragazza spigliata che viene e si propone in tutto e per tutto, e che magari nella durata del casting di 5 minuti o anche meno si racconta, e si racconta in un certo modo. Poi c'è la ragazza timida, dalla quale però si può ricavare anche un bel personaggio, perché per esperienza, cari amici, vi voglio dire che quando abbiamo fatto i casting per la moda, per esempio, spesso sono andate avanti quelle ragazze che credevano di avere poche possibilità, proprio perché il casting, o comunque il programma televisivo, la sfilata di moda piuttosto che l'esibizione di ballo, comportano anche il conoscere a fondo la personalità delle ragazze, dei ragazzi che si propongono. In questo caso è un casting tutto al femminile. Chiaramente c'è la persona che si fa notare subito, poi c'è invece quella che bisogna conoscere e quindi valutarla col tempo. Però noi organizzatori di solito abbiamo un po' l'occhio lungo in relazione a questo. La risposta al casting è sicuramente positiva, perché abbiamo fatto un primo casting la settimana scorsa, laddove si sono presentate oltre 40 candidate. Chiaramente abbiamo fatto una prima scrematura, quindi c'è stato già una sorta di filtro. Proseguiremo con dei casting mirati nelle prossime settimane, fino ad arrivare alla fine di febbraio, quando avremo il gruppo già pronto. Ecco, queste ragazze vengono magari da sole, forse un po' difficile, accompagnate dalle amiche, dal fidanzatino, o magari anche dai genitori. Ecco, è importante il ruolo dei genitori, il rapporto, no, tra genitori e figli, perché magari il genitore dice: ma sai, il mondo dello spettacolo, i tempi sono cambiati, per carità, però è importante che i genitori diano fiducia, perché il mondo dello spettacolo è un mondo bello. Ci sono anche le cose negative, ma come in ogni lato della vita, però è giusto affrontare e vivere la vita proprio a pieno. Beh, diciamo che il punto di vista del genitore è complesso, perché anche se non sono genitore, vivo con i ragazzi quotidianamente, quindi anch'io, se avessi un figlio, mi guarderei bene da
indirizzare mio figlio o mia figlia verso un settore piuttosto che verso un altro. Ed è anche altrettanto vero che nel nostro mondo esistono una serie di millantatori, però è chiaro che ognuno poi sceglie il luogo adatto dove far studiare, perché questa della Fashion Up, della Ionic Eventi, sono comunque delle situazioni reali dove le ragazze studiano anche, perché noi abbiamo insegnanti di portamento, insegnanti di canto, insegnanti di ballo, di recitazione, di dizione, quindi è una scuola formativa a tutti i livelli. È chiaro che poi un genitore, quando vede l'ambiente, decide, soprattutto se la figlia è minorenne, come in molti dei nostri casi, se è il caso o meno di lasciare sua figlia in questo settore. Per concludere, Giuseppe, l'appello che fai alle aspiranti star? L'appello è lo stesso che abbiamo detto più volte nei nostri spot: se avete un'età compresa tra 13 e 25 anni, avete voglia di emergere nel mondo dello spettacolo in maniera sana e pulita, e sapete cantare, ballare, recitare, o magari vi interessate di internet e siete comunque telegeniche, l'appuntamento è qui al centro commerciale Mongolfiera. Ogni settimana seguite la pagina della Fashion Up del centro commerciale Mongolfiera, dove vi daremo gli orari e gli appuntamenti per quanto riguarda i casting. Beh, allora scopriamo le protagoniste. Valeria si è avvicinata al tavolo per dare i suoi dati per il casting. Insomma, le tue impressioni, i tuoi sogni, i tuoi desideri? Beh, a me piacerebbe tanto diventare qualcuno nell'ambito della danza, e soprattutto nell'ambito hip hop femminile, video dance, e quindi ho colto l'opportunità, perché la mia maestra di danza è una delle collaboratrici di questo programma, che mi ha anche incitato a partecipare, e quindi ho detto perché no. Immagino che farai danza, ovviamente. Sì, da 10 anni. Ecco, ci sono poi i genitori, giustamente vigili, i genitori che accompagnano i propri figlioli sul cammino della vita e anche, chissà, questo sogno dello spettacolo. Non poniamo limiti alla provvidenza. No, infatti, lei vuole fare questo provino, perché no? È sempre una cosa bella. Sta studiando, fa il linguistico internazionale, però coltiva anche il suo sogno, che è danzare. Questo provino. Mai dire mai. Mai dire mai nella vita, perché no? Uno prova. C'è anche il papà, è bello vedere i genitori che accompagnano i propri figli in questi sogni. Grazie a Dio sono lontani i tempi di quei genitori arcigni che dicevano c'è soltanto lo studio, c'è soltanto la scuola o c'è solo il lavoro. No, nella vita c'è il lavoro, c'è lo studio, c'è il divertimento, c'è lo spettacolo, c'è l'arte, c'è tutto. Ci vuole anche un grande fegato e anche i soldi per accompagnare questo, diciamo, questo sogno. Però se c'è il talento c'è tutto. Molte soddisfazioni da quel punto di vista, perché lei no, perché è mia figlia, però è molto brava e spero che si faccia conoscere in questo mondo, diciamo. In bocca al lupo, Valeria. Crepi, grazie.